Amadeus the Wizard was asleep in his cottage. It was a place where he could study. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Trine 2. Se anche voi come me siete degli appassionati, dei fan accaniti degli FPS, beh, vi invito a guardare questo video prima di dare dei giudizi. Quindi non chiudete il video, guardatelo, e poi alla fine di questo video potete dare dei giudizi e delle vostre opinioni su questo gioco. Ricordo che tutto quello che dirò su questo video sono appunto pareri personali e sono le immagini che state vedendo sono tutte registrate da me, quindi non prendete tutta la lettera e ricordatevi che sono solo pareri e giudizi personali. All'inizio del gioco ci presenta appunto davanti un personaggio. Questo personaggio è il cosiddetto mago, in quanto adesso vi farò vedere tutti e tre i personaggi, e il mago ha appunto delle magie da attuare per risolvere enigmi e avanzare nei livelli. Il mago può creare oggetti disegnando sullo schermo appunto questi quadrati che avete appena visto e far lievitare gli oggetti al fine di aprire bloccare i nemici e delle piccole sentinelle che ci si presenteranno nel gioco. Questo che state qui vedendo è il Trine. Questo Trine appunto ha la funzione, chiamiamo così, di riunire questi tre personaggi, in quanto noi durante il corso della storia avremo a disposizione tre personaggi e appunto all'inizio del gioco ci fa conoscere meglio appunto questi personaggi. Come prima abbiamo il mago, come secondo abbiamo il guerriero, che ha con sé, il guerriero ha con sé una spada, uno scudo e un bel martello. La spada serve appunto per abbattere i nemici e le interruzioni tra virgolette vegetariane, come state vedendo adesso. Il martello serve per distruggere pareti, abbattere oggetti e anche per distruggere i nemici in modo un po' più facile, dato che il martello fa più danni della spada, a quanto ho capito. E basta. Il guerriero appunto serve per i combattimenti, quindi serve appunto per i combattimenti, anche per spostare appunto, come state vedendo, gli oggetti più pesanti come questo carrello e altri oggetti che poi ci presentano in gioco. Il Trine dopo ci mostra la ladra. Questa ladra ha come armamentario un arco con delle frecce e un rampino. L'arco con delle frecce è appunto per distruggere gli oggetti oppure le corde che tengono appesi degli oggetti, e ci permette anche di uccidere i nemici che stanno su delle alture o dietro delle pareti con piccole fessure che non possiamo raggiungere né con il mago e né con il guerriero. Abbiamo anche il rampino che ci consente di appenderci tipo Tarzan, usarle come delle liane e per raggiungere i punti più alti del livello, in modo che si può concludere tra virgolette quel quadro. Non appena abbiamo provato tutti e tre i personaggi, ovvero la ladra, il guerriero e il mago, arrivati al primissimo livello dopo aver fatto tra virgolette il training con tutti i personaggi, ci viene mostrato di nuovo il Trine e tutti e tre i personaggi, e da questo momento in poi avrà inizio l'avventura vera e propria. Explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Durante il corso dell'avventura ai nostri nemici e alla nostra mente vengono mostrati degli enigmi per appunto avanzare nel livello, per sbloccare tra virgolette il quadro successivo. Questi enigmi possono essere come l'interruzione delle piante che sparano palline, oppure spostare un tronco che trasporta dell'acqua e così via. Mentre avanziamo con la nostra avventura, ai nostri personaggi ci possono presentare dei fastidiosi cosiddetti, sono chiamati nel gioco goblin, ovvero sono dei nemici che tentano di ucciderci e intracciare la nostra strada e la nostra avventura e il nostro percorso. Questi nemici possono essere sconfitti appunto con il guerriero, oppure se il nostro guerriero o la nostra ladra muoiono e non avevamo più a disposizione armi perché il mago appunto non ha armi, possiamo sfruttare l'ambiente circostante, ovvero utilizzando il mago potremo sfruttare l'ambiente circostante per distruggere questi nemici. Nel gioco sono anche presenti due elementi fondamentali come lo spostare oggetti e l'azionare delle leve, che ci permettono di attivare delle zone di gioco tra virgolette bloccate e così avanzare nell'avventura e nel livello in corso. Per quanto riguarda il comparto tecnico di questo gioco, che forse è la cosa che vi può interessare di più o forse no, ma io ve la dico lo stesso, beh, il comparto tecnico è diviso appunto in tre parti: grafica, fisica e audio. Beh, la grafica, quella che state vedendo, che avete visto in tutto il video, io sto giocando nel mio PC con dettagli settati su molto alto, a 1280x720. La grafica devo dire che non è davvero niente male assolutamente, anzi è piacevole da guardare, colori molto vivi, dettagli quasi perfetti e un'ambientazione da brivido. Il comparto sonoro assolutamente non è da meno. Per quanto riguarda il comparto sonoro lascio giudicare a voi, faccio ascoltare un pezzo di gameplay. But this wouldn't stop the great wizard Amadeus. With his magic he could lift objects. Amadeus could... Un comparto audio di tutto rispetto a mio parere. Ho scordato di dire il gameplay. Beh, il gameplay e la giocabilità di questo gioco sono a dir poco ottimi, appunto essendo un gioco in 2D e sfruttando solo il tasto A e il tasto D e il tasto W più il mouse, direi che i tasti sono davvero minimi per effettuare ogni operazione e giocare abbastanza bene. La fisica, beh, la fisica viene anche sfruttata per scoprire nuovi passaggi, attivare dei meccanismi e così via. Allora, siamo arrivati alle conclusioni di questo gioco. Beh, se anche voi come me siete dei malati di FPS e siete convinti che tutti gli altri generi facciano schifo, beh, vi consiglio di provare Trine 2 perché è davvero qualcosa di spettacolare a mio parere e per questo ho deciso di mostrarvelo. Se il video vi è piaciuto e il gioco vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e vi lascio ragazzi, da GiampyTek è tutto, ciao ciao!